Peter Pan. Wendy aveva il suo da fare a star dietro a tutti quei ragazzi. Cucinava, cuciva e rammendava i loro abiti. Ogni sera raccontava loro una storia e poi li sistemava nel lettone della casa sotterranea. La casa aveva una sola stanza e i ragazzi vi potevano accedere passando ognuno da un albero cavo. Wendy riuscì anche a sventare le manovre dei pirati che avevano preparato una bellissima torta avvelenata per far morire i ragazzi. I pirati continuavano a lasciare il dolce nei luoghi più disparati, ma lei riusciva sempre a toglierlo in tempo dalle mani dei ragazzi finché divenne così duro che non faceva nemmeno più gola e Capitan Uncino dovette arrendersi. I ragazzi passavano le giornate estive alla Laguna delle Sirene, a nuotare, a fare i tuffi e a osservare le sirene che giocavano con la schiuma. Era un luogo soleggiato e ridente, ma un giorno il sole scomparve e grandi ombre coprirono la laguna. I ragazzi si erano addormentati sullo scoglio del bucaniere quando la tranquillità dell'acqua fu rotta da un rumore di remi. Peter balzò in piedi gridando: «I pirati, tuffatevi!» In un lampo i ragazzi ubbidirono e lo scoglio rimase deserto. I ragazzi rimasero a guardare la barca che si avvicinava. Ai remi c'erano Smee e Starkey e fra loro sedeva Tigre Lily, la principessa pelle rossa. Era stata catturata dai pirati e aveva le mani e le caviglie legate. A causa della foschia, la barca cozzò contro lo scoglio. «Eccoci!» esclamò Smee. «Ora dobbiamo solo legare la pelle rossa allo scoglio e quando la marea salirà... affogherà!» Vicini ma nascosti ai loro occhi, Peter e Wendy andavano su e giù nell'acqua. Peter, che voleva salvare la principessa, invece di aspettare che i pirati se ne fossero andati, scelse il mezzo più rischioso. Imitando la voce di Uncino, disse: «Ehi voi, zoticoni!» «Il capitano!» esclamarono i pirati guardandosi sorpresi. «Deve averci seguito a nuoto», disse Starkey. «Lasciate libera la pelle rossa!» intimò Peter. «Tagliate i lacci e lasciatelo andare!» «Ma, capitano!» «E subito, intesi?» gridò Peter. «O vi affonderò l'uncino nel cuore!» «Sarà meglio fare come dice», concluse nervosamente Starkey e tagliò le corde che legavano Tigre e Lily. Una volta libera, la principessa scivolò nell'acqua proprio nel momento in cui le parole «Ehi voi, della barca!» risuonarono nella laguna. Era la voce di Uncino, ma questa volta non era stato Peter a imitarlo, era proprio il terribile Uncino. Il capitano aveva attraversato la laguna a nuoto e ora, alla luce della lanterna dei pirati, Wendy lo vide afferrarsi alla barca con l'uncino. Si sarebbe allontanata volentieri, ma Peter le fece segno di non muoversi e di ascoltare. «Il gioco è fatto!» gridò Uncino. «Quei ragazzi hanno trovato una madre!» «Capitano!» disse Smee. «Perché non la sequestriamo e la obblighiamo a farci da madre?» «È un'idea splendida!» si entusiasmò Uncino. «Cattureremo i ragazzi e li porteremo sulla barca. Poi li sbatteremo giù e Wendy sarà la nostra mamma!» Avevano già raggiunto lo scoglio quando Uncino si ricordò improvvisamente di Tigre Lily. «Dov'è la pelle rossa?» chiese. «Tutto in ordine, capitano», replicò Smee. «L'abbiamo lasciata libera come ha ordinato.» «Lasciata libera?» gridò Uncino. «Fulmini e saette! Io non ho dato un tale ordine!» Schiumava di rabbia, ma si calmò quando capì che i pirati erano in buona fede. «Dovete aver sentito la voce di uno spirito!» disse. E si alzò in piedi e gridò: «Spiriti! Spiriti, mi udite?» Peter non ce la fece più a stare zitto. «Sono Giacomo Uncino!» rispose. «Il capitano del Jolly Roger!» «No, che non sei Uncino!» gridò il capitano con voce stentorea. «Dimmi, qual è il tuo vero nome?» «Cucù!» rispose Peter con la sua voce. «Sono Peter Pan!» «Peter Pan?» urlò Uncino. «Forza, miei pirati! Prendetelo, vivo o morto!» «Siete pronti, ragazzi?» gridò Peter. «Allora all'attacco!» Il combattimento fu breve ma accanito. I ragazzi circondarono Smee e Starkey e strapparono loro le spade di mano facendole a pezzi. I due pirati fuggirono, ma i ragazzi si tuffarono in acqua inseguendoli. Solo Peter Pan osò avvicinarsi a Uncino.
si incontrarono faccia a faccia sulla roccia viscida e Peter fu lesto a sfilare il coltello dalla cintola di Uncino, che scivolò e cadde in acqua. Peter voleva un combattimento onesto e così dette una mano al pirata. Ma Uncino ne approfittò per colpirlo. Peter rimase così sconvolto dalla disonestà di Uncino che non riuscì a reagire. Uncino lo colpì un'altra volta. Oh, sarebbe stato ucciso se in quel momento non si fosse udito il tic-tac dell'orologio dentro il coccodrillo. Il volto del pirata diventò bianco dalla paura. Saltò in acqua e nuotò selvaggiamente verso il Jolly Roger seguito dai suoi compari. Intanto i ragazzi avevano trovato la barca, ma vedendola vuota cominciarono a chiamare Peter e Wendy ad alta voce. Non ricevendo risposta, pensarono che fossero volati a casa. Non videro che Peter, con un ultimo sforzo, cercava di portare Wendy sullo scoglio. «La marea sta salendo, Wendy», disse, «e fra poco coprirà lo scoglio. Credi di poter nuotare fino a casa senza il mio aiuto?» «Oh, Peter, mi sento così stanca!» «Cara Wendy, vorrei proprio aiutarti, ma non ce la faccio», sospirò Peter. «Uncino mi ha ferito. Non posso nuotare né volare». Mentre parlavano, qualcosa lo sfiorò. Era la coda dell'aquilone che Michele aveva costruito qualche giorno prima. Allora gli era sfuggito di mano ed era volato via. Con un'esclamazione di gioia, Peter afferrò la corda e la tirò verso di sé. L'aquilone non era sufficientemente grande per alzarli entrambi, ma sicuramente avrebbe sopportato il peso di Wendy. Prima che lei avesse il tempo di rifiutare di andarsene senza di lui, Peter le legò la corda intorno alla vita. «Addio, Wendy», disse sospingendola lontano dallo scoglio, e rimase a guardarla mentre volava via attaccata all'aquilone. L'acqua gli lambiva già le caviglie quando vide l'uccellina che non c'è venir verso di lui. Bisogna sapere che qualche giorno prima il nido della bestiola era caduto dall'albero nella laguna, ma lei non aveva abbandonato le uova, aveva continuato a covarle nel nido che galleggiava sull'acqua e Peter aveva ordinato di non disturbarla. Ora l'uccellina riconoscente, remando con le ali, cercava disperatamente di raggiungere Peter per salvarlo. Con un ultimo sforzo ci riuscì. Peter allora prese le uova e le mise nel cappello che Starkey aveva dimenticato sull'isola. L'uccellina si rimise a covare le sue uova nel cappello mentre Peter, usando il nido come una barchetta, si allontanò. Peter raggiunse la casa sotterranea quasi allo stesso tempo di Wendy, che era stata trasportata di qua e di là dall'aquilone di Michele. Ciascuno dei ragazzi aveva delle avventure da raccontare e così le ore passarono, finché Wendy, con un tono che non ammetteva repliche, disse: «Ora basta, tutti a letto!»